Podcast. Le temperature che salgono, i mari che si innalzano, gli eventi meteo sempre più estremi, ma anche i nuovi modi di generare energia, di spostarsi, di produrre e di consumare. Io sono Luca Fraioli e questo è Pianeta Green and Blue, un podcast di approfondimento mensile dedicato alla Terra, ai cambiamenti climatici, alle conseguenze che stanno avendo e alle soluzioni per scongiurarle. Pianeta Green and Blue, un podcast di Luca Fraioli. Siamo 8 miliardi e 119 milioni, circa. Per arrivare a questa sorta di record, Homo sapiens ha impiegato 200.000 anni. Ma l'accelerazione c'è stata soprattutto negli ultimi due secoli. Quando infatti eravamo ancora nomadi prima dell'agricoltura, la popolazione mondiale era di alcune decine di migliaia di esseri umani. Eravamo invece già diventati molti milioni ai tempi dell'Impero Romano. Il miliardo è stato raggiunto, secondo le Nazioni Unite, per la prima volta nel 1804. Gli 8 miliardi il 15 novembre del 2022. Ora si prevede che la popolazione mondiale crescerà fino a circa 8 miliardi e mezzo nel 2030, 9,7 miliardi nel 2050 e 10,9 miliardi nel 2100. A quel punto il tasso di crescita dovrebbe essere pari a zero. Ci sono però demografi secondo i quali la popolazione umana inizierà a diminuire già nella seconda metà del XXI secolo. Ma questa crescita vertiginosa dall'Ottocento a oggi e la successiva frenata, che impatto hanno avuto e avranno sul clima, sull'ambiente, sull'economia, sulla salute e il benessere delle persone di tutto il mondo? Se ne è parlato lo scorso 11 luglio quando le Nazioni Unite hanno celebrato la giornata della popolazione mondiale. E noi lo chiediamo ad Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia e Statistica Sociale nella Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano. Professor Rosina, benvenuto sul Pianeta Green and Blue. Grazie, buongiorno. Dal suo punto di vista, gli 8 miliardi e 116 milioni rappresentano un successo evolutivo della nostra specie, una conquista ottenuta grazie ai progressi medici, scientifici, tecnologici, o ci vede anche un pericolo per il futuro dell'umanità e del pianeta? Da un lato sono senz'altro un successo, e però pongono anche una sfida per il presente e soprattutto per il futuro. Proviamo a chiarire. Il motore della crescita della popolazione è la transizione demografica, questo grande processo che ha progressivamente ridotto gli elevati rischi di morte del passato e quindi ha reso del tutto normale che oggi un nuovo nato possa attraversare tutte le fasi della vita fino all'età anziana. Nel mondo del passato la durata media di vita a malapena arrivava ai 35 anni e oltre la metà dei figli non arrivavano all'età dei propri genitori. E quindi non possiamo non vedere positivamente la sconfitta della morte prematura e quindi anche cercare di realizzare in pieno l'obiettivo che un bambino che nasce oggi in qualsiasi parte del pianeta abbia la stessa possibilità di crescere in modo sano e attraversare tutte le fasi della vita fino all'entrata nell'età anziana. E però la riduzione della mortalità porta con sé anche la crescita della popolazione e siamo quindi di fronte a una crescita demografica che da un lato è stata innescata da un processo positivo e desiderato, come abbiamo detto, però oggi dobbiamo gestirla in modo da renderla sostenibile e quindi questo vuol dire una grande attenzione a contenere le conseguenze negative ed in questo senso quindi è una sfida. Scendendo più in dettaglio, quali condizioni hanno determinato il boom demografico tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso, che ha quasi dato il nome a quel periodo? Allora, la transizione demografica si sviluppa in due fasi interdipendenti. La prima è quella che abbiamo detto della progressiva riduzione dei rischi di morte. E poi c'è la seconda fase, che è quella della riduzione della natalità. Nelle società passate l'elevata mortalità richiedeva anche un'elevata natalità, perché dovevano nascere in media 5 figli perché almeno 2 arrivassero all'età dei genitori e quindi garantire un equilibrio nel rapporto tra vecchie e nuove generazioni. E l'Italia è passata da 5 figli in media per donna, che era il dato ancora che si osservava nei primi decenni dell'Unità d'Italia, a meno di 2,5, quindi di fatto un dimezzamento a metà del secolo scorso. E poi cosa succede? Che anziché diminuire ulteriormente, la fecondità è andata un po' in tutto il mondo occidentale ad aumentare, che è appunto il periodo del baby boom che ha toccato poi l'apice a metà degli anni 60. E che è stato favorito poi da una combinazione
particolarmente positiva tra, da un lato, famiglia ancora tradizionale e combinata però con nuovo benessere economico, è dal periodo appunto della crescita dopo la Seconda Guerra Mondiale, del miracolo economico, è stata una fase di espansione anche del sistema di welfare che ha messo le basi del sistema sociale dei paesi insomma più ricchi e avanzati, e anche è un periodo di aspettative crescenti e positive nei confronti del futuro, e sono tutte quindi condizioni particolarmente favorevoli alla formazione di nuovi nuclei familiari e alla natalità, che quindi in quel periodo è aumentata, e condizioni che poi si sono indebolite a partire dalla crisi petrolifera del 1973. Ma in quegli anni cosa succedeva nel frattempo nei paesi in via di sviluppo, che oggi sappiamo essere il motore demografico del pianeta? Sì, la fase del baby boom degli anni 60 ha riguardato solo i paesi ricchi, perché i paesi in via di sviluppo in quell'epoca complessivamente erano ancora nella prima fase della transizione demografica, cioè quella della riduzione della mortalità, pur con livelli e percorsi disomogenei, mentre la fecondità era ancora elevata nei paesi fuori, insomma, dal mondo occidentale, perché la riduzione della natalità richiede tempi più lunghi, richiede cambiamenti culturali che vanno maturati all'interno dei vari paesi, non è qualcosa che può essere semplicemente esportato come invece le conoscenze mediche e sanitarie che possono invece innescare la diminuzione della mortalità. Tanto che nel 1950 la fecondità mondiale era ancora attorno ai 5 figli in media per donna, oggi è 2,3 ed è comunque poi destinata a scendere, secondo le previsioni, a 2 figli in media nella seconda metà del secolo. E l'apice della crescita demografica mondiale è quindi stato raggiunto a fine degli anni 60. Nella fase precedente, il contributo più intenso alla crescita della popolazione mondiale è stato quello dei paesi occidentali, che per primi hanno iniziato la transizione demografica, e nella fase successiva, che è quella ancora che stiamo vivendo, invece il motore della crescita della popolazione mondiale è quello appunto dei paesi in via di sviluppo. La diminuzione generalizzata però globale che appunto molti demografi prevedono, quindi a cosa sarà attribuita? Al fatto che anche nei paesi in via di sviluppo si diffonderanno quelle consapevolezze e anche quel benessere, quei livelli di assistenza sanitaria che permetteranno appunto l'allungamento della vita media e quindi anche la diminuzione del numero di figli per donna? Sì, il processo è questo, è quello della transizione demografica che prevede esattamente questo percorso. E comunque la frenata della popolazione mondiale è già in corso. La popolazione, come abbiamo detto, da qualche decennio ormai cresce, ma in modo sempre più rallentato. Ed è dovuto al fatto che la fecondità sta diminuendo anche fuori dal mondo occidentale. Attualmente la maggioranza dei paesi del mondo si trova con un numero medio di figli per donna comunque sotto a 2. Quindi già riguarda la maggior parte dei paesi del pianeta avere una fecondità più bassa rispetto a quella che garantisce la crescita della popolazione. E poi ci sono alcune aree come l'Europa, ma anche l'Asia orientale, compresa la Cina, che sono già entrate in fase di declino demografico. La stessa India ha una fecondità non più sovrabbondante, perché è scesa recentemente attorno ai 2 figli per donna. Il Brasile è a 1,7 e praticamente sugli stessi livelli degli Stati Uniti. Il Messico ha attualmente livelli analoghi a quelli della Francia. E questo vuol dire che sostanzialmente, anziché andare verso una stabilizzazione attorno ai 2 figli per donna, quindi raggiungere alla fine della transizione demografica un livello di equilibrio, tutti i paesi che stanno concludendo la transizione vanno a posizionarsi sotto. E quindi queste sono le premesse di uno scenario futuro di declino della popolazione. E questo declino, secondo lei, lo cominceremo a vedere dal 2100, come sostengono alcuni, o già dalla metà di questo secolo? Questo dipende soprattutto dall'Africa, perché a contribuire all'incremento della popolazione mondiale è un gruppo di paesi che sta diventando sempre più ristretto e sempre più concentrato nell'Africa, e in particolare nell'Africa subsahariana, e quindi in paesi come la Nigeria, il Congo e l'Etiopia. E quindi, in funzione del percorso che tale area, tali paesi andranno a compiere, dipenderà se la popolazione mondiale inizierà a diminuire solo a fine di questo secolo o anche qualche decennio prima. Comunque le Nazioni Unite stimano che in ogni caso per 2/3 la spinta demografica, cioè la crescita che rimane in questo secolo, sia inerziale,
cioè si otterrebbe comunque, anche se noi importassimo di colpo, la fecondità in tutto il pianeta già oggi sotto i 2 figli per donna. E questo è dovuto al fatto che la struttura per età risulta attualmente ancora in larga parte del mondo sbilanciata verso le età più giovani, che sono quelle più riproduttive, ma tra una generazione non sarà più così, e quindi declino e invecchiamento della popolazione esso saranno e stanno sempre di più diventando i processi demografici dominanti, come già vediamo in Europa e in Italia. Resta il fatto che oggi siamo più di 8 miliardi, molto probabilmente supereremo i 10, e poi c'è l'inerzia di cui lei ci parlava. Questi numeri sono sostenibili dal pianeta, dalle sue risorse? Questa è la questione principale che dobbiamo affrontare, è centrale, perché appunto siamo nella fase finale di questa transizione demografica, e che è il punto in cui pone la sfida principale, soprattutto come quantità di popolazione sul pianeta. Questa è la consistenza della popolazione mondiale, del tutto inedita. Non è insostenibile, ma non è nemmeno facilmente sostenibile. È vero che la crescita esuberante della popolazione ce l'abbiamo ormai alle spalle. Abbiamo già detto che 2/3 è comunque inerziale e che 1/3 è legata comunque al percorso di declino della fecondità dell'Africa subsahariana. Quindi quello che dobbiamo fare è accompagnare questo percorso, quindi favorire per l'Africa il completamento della transizione demografica, che deve però combinarsi con le possibilità di sviluppo economico e in coerenza poi con le specificità strutturali e culturali dell'Africa e dei vari paesi. Mentre per i paesi più ricchi non crescono più ormai dal punto di vista demografico, tendono invece ad andare verso una situazione di forte squilibrio tra anziani e nuove generazioni, che possono poi diventare un limite all'innovazione e alla sostenibilità sociale. Insomma, più che le dinamiche della popolazione mondiale in sé, l'attenzione dovremmo sempre più darla all'evoluzione differenziata sul territorio, ovvero paesi poveri in forte crescita demografica e paesi ricchi in diminuzione e invecchiamento, tra città in forte crescita e con concentrazione di popolazione e aree rurali che vanno a ridursi, e l'evoluzione poi dei comportamenti, dei stili di vita e di consumo, che sono poi fondamentali per la sostenibilità ambientale. A proposito di consumi, qual è secondo lei il settore che farà più fatica a soddisfare le necessità di una popolazione umana così numerosa? Il cibo, l'energia, la qualità dell'aria e dell'acqua, il sovraffollamento, come ci diceva, delle aree urbane? Beh, la popolazione umana ha bisogno di aria, ha bisogno di acqua, ha bisogno di cibo, e nel mondo in cui viviamo anche di energia, e di molta energia, e quindi sono tutti fattori allo stesso modo, in qualche modo cruciali, però con impatto non omogeneo nelle varie aree. Nelle megalopoli si sentirà soprattutto il problema della qualità dell'aria, ad esempio, mentre in altre zone del mondo, magari anche ricche potenzialmente di fonti di energia, stanno subendo processi di desertificazione, quindi con carenza di acqua. Ma il problema maggiore è dove si combinano povertà economica con pressione demografica e instabilità climatica. E sono queste le aree che rischiano di essere più vulnerabili e che vanno incontro quindi anche a maggior rischio sia di malessere sociale, instabilità politica, tensioni etniche e anche flussi migratori. La crisi climatica che stiamo attraversando è stata definita la sfida maggiore che l'umanità abbia mai dovuto affrontare. Alla luce di quello che ci dice, che nesso c'è tra demografia e cambiamenti climatici? Come abbiamo detto, l'aumento della popolazione comporta di per sé una maggior domanda di risorse, come di acqua, di cibo, di energia, e dipenderà appunto dall'uso che sapremo fare di queste risorse, da renderlo più efficiente e anche meglio distribuito. Sicuramente l'impatto maggiore comunque tenderanno ad averlo le grandi città, dove sono più presenti infrastrutture e servizi che sono alimentati da combustibili fossili, quindi tendono anche a essere le aree più inquinate e quindi anche con maggior concentrazione di emissioni di gas serra. E noi stiamo comunque in una fase non solo di crescita della popolazione mondiale, ma soprattutto di forte concentrazione della popolazione nelle aree urbane. Per tutta la storia dell'umanità è stata sempre più consistente la popolazione rurale rispetto a quella urbana.
Il sorpasso è avvenuto nel primo decennio di questo secolo. Oggi più del 55% della popolazione mondiale vive nelle città e si prevede che si arriverà a oltre 2 su 3 nel 2050. È vero che da un lato le metropoli sono fonte di opportunità e innovazione, però presentano anche un alto impatto ambientale e accentuano anche le disuguaglianze sociali. Quindi qui è veramente importante favorire la transizione ecologica e rendere in particolare le città più smart e green. Poi c'è comunque anche un impatto negativo dell'ambiente sulla popolazione, perché l'inquinamento ha anche un impatto negativo sulla fertilità, sia su quella maschile, perché riduce il numero e la qualità degli spermatozoi, che su quella femminile, e che questo va a ridurre poi le probabilità di concepimento, aumenta anche il rischio di aborto spontaneo e quindi va a tenere bassa anche la natalità. E poi c'è l'impatto dell'instabilità del clima sui flussi migratori, sono in crescita i cosiddetti profughi ambientali, che sono coloro che migrano spesso anche in massa e in modo improvviso da aree colpite da siccità, ma molto spesso anche da disastri naturali. Venendo all'Italia, da noi si è molto preoccupati del calo demografico che avrà conseguenze sull'economia, sulla previdenza. È un allarme che condivide, oppure in un mondo sovraffollato, come ci ha detto, è in un certo senso naturale fare meno figli. Come si trova un equilibrio tra queste due esigenze? Sinceramente non mi sembra che in Italia siamo preoccupati. Siamo sicuramente il paese che più ha sottovalutato il ruolo della demografia. Siamo il paese che da più lungo tempo mantiene una fecondità molto molto bassa e attualmente oggi l'Europa è preoccupata per un numero medio di figli che è sceso a 1,5, quindi molto sotto quel livello di 2 che garantisce il minimo dell'equilibrio nel rapporto tra generazioni. L'Italia è da 40 anni che è sotto 1,5. E le dinamiche recenti sono state ulteriormente peggiorative, tant'è che il dato più recente dell'Istat è 1,2. E quindi di conseguenza siamo anche uno dei paesi più a rischio di trovarsi a metà di questo secolo con un rapporto di 1-1 tra pensionati e lavoratori, che è un rapporto del tutto insostenibile e che espone al rischio di collasso del sistema sociale. E una parte, tra l'altro, sempre più rilevante del territorio italiano si trova già in forte sofferenza. Sono molte aree montane e aree interne già entrate in una spirale irreversibile di spopolamento, che è quella della difficoltà di mantenere i servizi di base, che poi porta alla fuga dei giovani, che poi porta alla popolazione che invecchia ulteriormente, che va a diminuire il dinamismo economico, che fa aumentare poi il disagio sociale e che porta quindi di conseguenza ancora meno nascite e ancora più giovani che se ne vanno. E questo poi ha conseguenze negative sull'ambiente, perché l'impoverimento della presenza di popolazione in queste aree riduce poi la cura del territorio e aumenta anche i rischi del dissesto idrogeologico. E infine va precisato che comunque la sovrappopolazione non c'entra proprio nulla con l'Italia, cioè una fecondità italiana che dai livelli, come abbiamo detto, tra i più bassi al mondo, andasse anche a crescere progressivamente fino a un valore poco inferiore ai 2 figli per donna, non porterebbe ad un aumento della popolazione, che è già in fase di reversibile declino per tutto il resto del secolo, ma quantomeno andrebbe a rendere meno insostenibili gli squilibri nel rapporto tra popolazione anziana e popolazione attiva. Professor Rosina, un'ultima domanda. La giornata mondiale della popolazione ONU ha quest'anno uno slogan che potremmo tradurre così: contare tutti perché tutti contino. La demografia sta dimenticando di contare qualcuno? No, la demografia ha proprio questo obiettivo, quello di contare tutti. E la politica ha il compito di utilizzare la demografia e quindi il fatto di contare tutti e mettere in evidenza quindi anche le differenze territoriali di fasce d'età, di generazioni e sociali, perché appunto tutti poi possono contare. Perché noi siamo passati dal secolo precedente, il XX secolo, in cui tutti i processi di sviluppo erano basati sulla quantità di popolazione, quantità di produzione, quantità di consumo, quantità di anni vissuti, e dobbiamo invece passare alla qualità della crescita e ad un modello quindi che vada in questa direzione, e che vuol dire che oltre a contare le persone bisogna avere una particolare attenzione alla loro qualità della vita, a incentivare la qualità dei rapporti sociali, a favorire consumi sostenibili, e questo appunto è un ruolo che richiede anche un cambiamento culturale, una consapevolezza dei singoli e anche una politica che impari a fare e a favorire i processi più virtuosi.
Ringrazio Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia e statistica sociale nella Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano, e agli ascoltatori do appuntamento alla prossima puntata di questo podcast. Il Pianeta Green and Blue vi aspetta. Pianeta Green and Blue, un podcast di Luca Fraioli, a cura di Ernesto Manfrè, una produzione One Podcast.